Buonasera, ben ritrovati. L'informazione di Rete Veneta in diretta. Tante notizie anche l'8 dicembre. Iniziamo subito parlando delle fiere del Piave. Vediamo. Crescono le fiere di Santa Lucia che quest'anno aggiungono una giornata in più di esposizione al tradizionale appuntamento con l'agricoltura e crescono con il nuovo amministratore ed ex consigliere comunale proprio con delega al settore primario. Che oggi insomma le fiere non sono più semplicemente un mero momento espositivo, ma sono diventate e devono essere sempre più anche un momento di confronto, di formazione e di formazione per il mondo dell'agricoltura. E proprio per questo Santa Lucia procede spedita con l'unificazione con Longarone e San Donà verso l'obiettivo delle Fiere del Piave. Questo accordo, diciamo, che è stato firmato nell'ultimo anno per questo asse delle Fiere del Piave, è un accordo importante perché oggi è molto importante fare squadra e quindi avere tre fiere che possono collaborare per creare delle sinergie è sicuramente una cosa vincente. Una mentalità condivisa con Longarone, che crede molto nella condivisione del territorio e nella diversità dell'offerta. Io sono un tifoso assoluto che l'unione fa la forza, ognuno con le sue competenze, ognuno con le sue qualità e ovviamente con la valenza del suo territorio. Noi abbiamo attivato questo rapporto che dobbiamo implementare, ma intanto condividendo programmi, condividendo idee, condividendo plessi, condividendo di evitare doppioni. Concetti che però pare non interessino a tutti. Noi siamo aperti a tutti. Se c'è una volontà di collaborazione anche da parte di Godega, noi siamo qui. Attualmente no. E in tutti questi anni no, però insomma noi ci siamo sempre stati, come con Longarone e San Donà abbiamo fatto questo lavoro, non vedo perché non si possa fare anche con Godega. Il viaggio di migliaia di persone, stiamo parlando dei profughi che dall'Africa arrivano in Europa, in Italia in particolar modo, è rischioso e poi potrebbe rivelarsi inutile, parola di migrante. Il viaggio verso l'Europa è molto spesso un viaggio verso la morte. Quando anche si riesce ad arrivare, poi c'è il grande problema dei documenti e del lavoro. A parlare è Sini, 21 anni, migrante proveniente dal Senegal. La sua testimonianza è innanzitutto una parola di verità e chiarezza. Un messaggio rivolto ai tanti connazionali pronti a lasciare il proprio paese e a ripetere il suo viaggio, ignari di ciò che li attende veramente. Video come questo sono stati prodotti dalla CGL all'interno del progetto di cooperazione che lega Treviso alla città di Touba, in Senegal. Insieme agli aiuti abbiamo portato questi video che stanno girando in internet sui telegiornali in Senegal, perché abbiamo scoperto che molto spesso i giovani senegalesi e delle zone sub-Sahara non sanno che una volta anche superata la Libia, i rischi, le torture, la morte in mare, anche le possibilità per quei paesi lì, per quelli provenienti da quei paesi lì, di ottenere lo status di rifugiato qui sono molto deboli. Già perché per il Senegal e per altri paesi africani non sussistono le condizioni di rischio umanitario necessarie per il riconoscimento dello stato di rifugiato, ma chi parte quasi mai ne è a conoscenza. Quindi tanto vale dirlo prima, e quali migliori testimoni se non chi lo ha sperimentato di persona. È difficile arrivare. Ed è anche inutile. Abbiamo chiesto alle autorità religiose e civili del Senegal, insieme a questi aiuti, di far girare questo messaggio per dire che mettersi nelle mani dei mercanti di uomini senza scrupoli della Libia è pericolosissimo e soprattutto non porta da nessuna parte. Chi esce dal Senegal o dall'Africa in generale non sa che lo scalo in Libia può essere un incubo di fame, sofferenza e violenza. L'avvertimento finale del filmato. Perché se il fenomeno migratorio non si può fermare, si può certo governare e arginare, sostiene la CGL, evitando il più possibile viaggi inutili e rischiosi. Parliamo di Viale 4 Novembre, 3 i progetti per la riqualificazione. Il parcheggio in Prato Fiera ci sarà, parola di Giovanni Manildo. La conferma è arrivata dal sindaco, che ha assicurato che questo progetto non rimarrà assolutamente nel cassetto. Non è un mistero che nel piano degli interventi metteremo una zona vincolata a parcheggi, uno stabile lì vicino, quindi abbiamo le idee chiare, anche con l'aiuto dei cittadini magari ne avremo anche qualcuna in più, e penso che ci sarà anche sul prato della fiera e le giostre, potremo trovare la soluzione. Un parcheggio che sarà realizzato a raso ed in futuro potrebbe trasformarsi in multipiani stile Dal Negro. Intervento fondamentale in vista della realizzazione della cittadella della salute. Ovviamente di pari passo sarà pensata ed approvata anche la riqualificazione di Prato Fiera. Prato della Fiera è fondamentale, importante, stiamo pensando in che modo riportarlo a vita. Ci sono degli strettissimi collegamenti, perché l'idea di una riqualificazione di questo ambito, di questo quartiere, è qualcosa che ci sta occupando da tempo. Ho già visto dei collegamenti
tra alcuni progetti e altre idee che il Fondazione Benettone insieme al gruppo di lavoro su Prato della Fiera sta portando, quindi sicuramente ci sarà la possibilità di mettere a sistema i contributi che arrivano. Non solo, ma sono stati presentati i progetti migliori sulla valorizzazione urbana di Viale 4 Novembre. Il concorso di idee promosso dall'amministrazione comunale ha ottenuto un ottimo successo. Diversi progetti presentati, 3 sono quelli risultati maggiormente fattibili e più innovativi. Ci hanno fatto guardare con occhi diversi varie parti della città, dice il sindaco Manildo. Per fare delle scelte, quindi l'impegno del comune è vedere, distillare queste idee, vederne la potenziale applicabilità e cercare insieme di risolvere i nodi che ci possono essere per concretizzare questi progetti. Ma penso che le suggestioni, le idee, le indicazioni che arrivano da questi progetti sono veramente interessanti. Vogare in centro, la città vista da una prospettiva particolare, quella del Sile. Non so se poi alla fine uno si ricorderà la Voga, ma si ricorderà sicuramente la gita che ha fatto nel Sile. Scoprire il Sile vogando o facendo finta di farlo da Ponte San Martino a Canizzano, con la complicità della Canottieri Sile, che per i suoi 110 anni di attività lancia il progetto Vogare in Centro. Quello che finora era appannaggio solamente dei soci, dalla primavera, previa prenotazione, diventerà un'opportunità per tutti grazie alla Canottieri e al Dragon Boat che l'associazione sta acquistando, una canoa da 20 posti. Studenti, trevigiani, turisti, aziende, il Dragon Boat, l'imbarcazione che useremo, si presta tantissimo a creare uno spirito di coesione, di gruppo. Il fatto che a bordo ci sia l'impiegato come il direttore crea un legame aziendale fortissimo e sta dando dei risultati incredibili in termini di motivazione. Una sorta di battomuscia alla trevigiana, anche se l'obiettivo resta quello di coniugare sport e ambiente. È un'iniziativa che è bellissima proprio per la trasversalità dell'offerta che copre dal mondo del turismo fino allo sport stesso, perché chiaramente parliamo di voga, e soprattutto il mondo dei giovani, dei bambini, delle scuole, in una offerta trasversale che va appunto dallo sport ma anche alla scoperta di uno dei posti più belli che noi abbiamo, che è il Sile. Che oggi non è più, come scriveva un socio illustre della Canottieri, Giovanni Comisso, nel 1958, appannaggio di lavandaie e suicidi per amore, ma un silenzioso spettacolo della natura in ogni stagione. È veramente tutto per questa edizione, vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione, vi lascio la programmazione della nostra emittente. Buona serata.